5 novembre. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Matteo 23:37. Non volete venire a me. Non avete voluto. Il Signore aveva parlato al suo popolo Israele allo scopo di ricondurlo a Lui. Ma alla fine deve constatare con tristezza: non siete tornati a me. Anche Gesù disse un giorno: non volete venire a me per avere la vita. Giovanni 5:40. Così è dimostrata l'ostinazione del cuore umano a distogliersi da Dio. L'uomo sprezza la minaccia di giudizio e non ascolta le parole della grazia. Così è stabilita la responsabilità dell'uomo di fronte a Dio. Egli non ascolta, non vuole ascoltare. Eppure Dio gli offre il più grande di tutti i tesori, la salvezza della propria anima. Salvezza constata infinitamente cara a Dio, che ha dato il suo unico figliuolo Cristo, che ha offerto se stesso in sacrificio. In cambio di tutto ciò che ha fatto per noi, Dio ci chiede una cosa sola: riconoscerci perduti, colpevoli davanti a Lui, ed appropriarci del sacrificio di Cristo. Il suo sangue ha espiato i peccati di tutti coloro che credono in Lui. Caro lettore, non rifiutare il dono della grazia di Dio.